Luana Antoniolo, che è un po' il nostro gancio qui all'interno, la seguiamo qui a Roma, adesso è qua, ma è sempre in giro per l'ambasciatore. Complimenti per la curatela di questa mostra eccezionale, le sequele, i capitelli, i nates. Abbiamo voluto un po', diciamo, mostrare finalmente proprio tutti quei capolavori, quei tesori che stavano conservati nei nostri depositi e che appunto giravano per le mostre per il mondo e che qui a Pompei non c'era possibilità di vedere. E quindi abbiamo deciso di creare questo percorso preliminare alla visita dove appunto il visitatore di Pompei potesse anche capire la profondità cronologica di Pompei, dall'età sannitica fino alle regioni del 79. Vedendo un po' quindi da un lato già vedeva la città e qui vede quello che arredava la città e che testimonia proprio anche la ricchezza di Pompei. Ma anche l'articolazione degli spazi, quindi la collaborazione, la sinergia tra l'archeologia e gli architetti per creare un fondo genere con una sala in una piccola nota che ci permettiamo, certamente gli appassionati chiedono una maggiore ricchezza della didascalia, della provenienza del pezzo, la Allora, cosa, qui qualche qua proprio esigenza. spiega, proprio appunto spiegato in generale la sala e poi abbiamo una serie di QR code in ogni sala per un Che aumentano, sì. approfondimento, con un approfondimento proprio che permette di comprendere meglio quello che si sta Ma osservando. questo è già passato, vogliamo sapere il vostro futuro. Futuro non lo Da noi ci aspettiamo, da voi, dottoressa Antoniolo, ci aspettiamo sempre grandi cose. Una visita a Sorrento è sempre. Grazie. Saluti e auguri. Grazie.